Benvenuti in un nuovo video. Oggi ho intenzione di riorganizzare completamente i cassetti del mobile del salone, che sono veramente un disastro. Li abbiamo cercati di organizzare un pochino, diciamo che poi non siamo mai riusciti a mantenere l'ordine, ma questa volta super decisa di cercare di mantenere l'ordine il più possibile, ho comprato anche dei contenitori per cercare di dividere al meglio tutti i vari oggetti che abbiamo all'interno di questi cassetti, sperando che questa volta noi riusciremo a mantenere l'ordine, lo spero veramente. Quindi vi lascio al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e vai con l'intro. Iniziamo subito. Allora, per prima cosa vado a svuotare tutti i cassettoni. Quando in genere devo riorganizzare una determinata zona della casa, che siano cassetti, sportelli o ante, la prima cosa che vado a fare è svuotare completamente gli spazi. In questo modo mi rendo conto, innanzitutto faccio una bella cernita di cosa devo tenere, cosa devo buttare, dopodiché mentalmente, vedendo i spazi vuoti, riesco a gestire meglio gli spazi e organizzarli. Tra l'altro, durante questo video ho buttato tantissime cose in impicci che non utilizzavamo, anche se devo ammettere che molte cose mi sono resa conto che non posso buttarle, come ad esempio questo quadernone con dei documenti all'interno, però allo stesso tempo non voglio tenerli lì nel salone, dove invece voglio tenere delle cose che andiamo a utilizzare tutti i giorni. Quindi alcune cose le ho buttate e alcune cose le ho semplicemente spostate. Passo al terzo cassettone e vado a levare tutto anche da qui per poi andare a ripulire completamente. Vado a igienizzare per bene tutti i cassetti, sia all'interno che all'esterno, e soprattutto anche sulla maniglia d'acciaio, dove rimangono sempre delle manate o impronte. Eccoli qui, tutti belli pronti da riempire, quindi iniziamo subito a riorganizzare il primo cassetto. Vado a mettere una cassettina con tutte le medicine, poi vado a mettere una scatola dove vado a posizionare tutte le mie varie agendine, i miei vari quadernini, i post-it, le etichette. Sono andata a raccogliere tutte le penne che avevo sparse nel cassetto e le ho messe in questo sacchettino di Shein che trovo comodissimo. Non so se avete mai ordinato su Shein, praticamente ti arrivano le cose dentro questi sacchettini con delle zipper chiudibili che sono molto comodi e io non li butto mai. Trovo molto comodo organizzare tutti gli oggetti dentro delle scatole, anche all'interno dei cassetti, anche scatole che non nascono come organizzare. Ad esempio questa era una scatola dove all'interno c'erano delle candele e io vado a utilizzarla per mettere degli oggettini vari. Bene, primo cassetto completato. Nel secondo cassetto ho intenzione di mettere tutte cose che riguardano, diciamo, lavoro barra simil lavoro. Quindi vado a posizionare sulla sinistra il computer del mio fidanzato che utilizza per lavoro e a destra invece vado a mettere tutti i miei vari oggetti che uso per scattare foto, registrare video, quindi le luci, la fotocamera, il cavalletto, il joystick di lui, il mio iPad. In questo modo, quando mi serve di registrare o scattare, so dove trovare subito tutte le mie cose. I vari cavi che avevamo sparsi in questi tre cassettoni sono andata a sistemarli dentro queste bustine sempre di Shein. In questo caso questa busta era più grande, quindi era perfetta per mettere tutti i cavi. Bene, anche il secondo cassetto è terminato, andiamo con l'ultimo, con il terzo.
Questo cassettone invece voglio dedicarlo ai nostri computer, quindi per uso personale. Sulla sinistra vado a mettere il mio PC con caricabatterie, tappetino e mouse. Al centro questa bella scatola. In questo caso vedrete che lo spazio a destra rimarrà vuoto per il semplice fatto che lui stava utilizzando il suo PC personale. E al centro ho messo questa cassettina per tutti i caricabatterie, perché quella è una cosa che ovviamente utilizziamo tutti i giorni e che dobbiamo avere sempre a portata di mano. Nell'ultimo periodo diciamo che era diventato un po' un dilemma trovare un caricabatterie per casa. In questo modo abbiamo tutto a portata di mano, dai caricabatterie e spinotti alle cuffiette e le AirPods. Bene, siamo arrivati al termine, io sono super soddisfatta del lavoro che ho fatto, in realtà pensavo di metterci molto di più, invece è stata una cosa molto sbrigativa perché poi molte cose sono andata a buttarle direttamente, perché poi mi sono resa conto che alla fine non servivano e non venivano mai utilizzate, quindi perché tenerle così nel cassetto in salone? Quindi sono andata a fare una bella pulizia oltre che riorganizzazione. Spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse lasciatemi un like, vi aspetto nel prossimo video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, vi mando un bacio!